più di 130 eventi che pongono Scandicci al centro delle iniziative culturali della Toscana, in una sorta di binario ideale che, partendo dalla linea 1 della tramvia, si diramano in tutte le direzioni attraverso la città metropolitana fiorentina e la regione tutta. Ma è un modo per tenere insieme una comunità. L'area metropolitana fiorentina è piena di eventi e in questo caso a farla da padrone sono i 130 eventi di Scandicci, che non sono eventi per Scandicci, sono eventi per tutto il territorio fiorentino, anzi direi per tutta la Toscana, perché la qualità è davvero così importante che invito le cittadine e i cittadini della Toscana di venire a vivere la bellezza culturale che questo cartellone propone a tutti noi. Torna a Scandicci Open City, cartellone estivo di eventi culturali finanziato dal Comune di Scandicci col sostegno di Unicop Firenze e Publiacqua, che lo scorso anno attirò complessivamente 30.000 persone. Il Fantastico Quotidiano è il titolo dell'edizione 2022, che vedrà dal 15 giugno fino al 25 settembre un ricchissimo programma con eventi in 30 location sparse in tutto il territorio, con il coinvolgimento di 23 diverse realtà culturali. Gli eventi sono quasi tutti ad ingresso libero, si svaria da musica a danza, poesia, teatro, cinema, talk show, dibattiti, show circensi e così via, per un pubblico di volta in volta di tutte le età. Scandicci Open City 2022 porta diverse novità. La più importante forse la possiamo vedere nel ritorno dell'arena estiva, del cinema estivo, che dopo anni di chiusura, una volta era allestito all'interno della terrazza comunale, finalmente torna al centro del parco del Castello dell'Acciaiolo nel Pomario, grazie agli amici del Cabiria e all'importante contributo di Savino del Bene. Altra novità significativa è la danza, Nutida, il Festival Nutida con la direzione artistica di Cristina Bozzolini, organizzato da Stazione Utopia, porterà a Scandicci le più grandi compagnie di danza contemporanea italiane e straniere. Quindi diventerà, come dire, il giardino del Pomario diventerà luogo di sperimentazione per gli artisti di questa meravigliosa arte che è la danza. E poi l'altro elemento è l'omaggio a Campana, sono 90 anni dalla sua morte e quindi moltissimi artisti hanno deciso di rendergli omaggio con poesie, trekking culturali, spettacoli di varia natura, quindi sarà l'occasione anche per riscoprire un pezzo di storia legato a questo grande poeta. Io sono convinto che la proposta culturale dell'amministrazione incontrerà il favore anche di molti cittadini fuori dal comune di Scandicci, la facilità di raggiungere alcuni luoghi previsti per le iniziative, penso al Castello dell'Acciaiolo, che la tranvia fornirà, sarà, come dire, l'occasione per i fiorentini e non solo, dalla cintura metropolitana fiorentina tutta, di poter usufruire di questa, diciamo, occasione culturale, di questa offerta culturale molto ampia, molto variegata. Come lo scorso anno, anche il carcere di Sollicciano ospiterà alcune delle iniziative. Io penso che la pena, la limitazione della debba esaurirsi nella limitazione della libertà personale. Non deve essere lo scontare una pena un'ulteriore afflizione. Io penso che le persone detenute debbano poter beneficiare delle stesse, cioè di una quotidianità simile a quella delle persone libere. Anzi, alcune di loro magari non hanno mai varcato la porta di un museo, non hanno mai varcato la porta di un teatro, quindi penso che sia fondamentale aprire la porta del carcere di Sollicciano per consentire a queste persone di avere una quotidianità che forse non hanno mai avuto, perché a Sollicciano purtroppo finiscono le persone che sono maggiormente disagiate, che appartengono alle frange sociali più emarginate.